Salve a tutti, oggi iniziamo la, ho scoperto adesso, quinta stagione del Salotto Monogatari. È veramente tanto, troppo, per dei semplici uomini cinefili. E iniziamo con un film che in realtà è uscito da un bel pezzo, però è stato in sala durante l'estate, quindi noi eravamo in pausa, non abbiamo parlato, però ci sembrava il caso di tirarlo fuori, visto che ci sono stati dibattiti in giro sui social, anche tra i presenti, e cioè Oppenheimer, l'ultimo film di Nolan, grande successo al botteghino, che ha rivitalizzato l'estate insieme a Barbie, ma di Barbie abbiamo già parlato. E sono con noi un nostro ospite abituale, che è Alberto Libera. Ciao Albe. Ciao, grazie per l'invito. Ma grazie a te come sempre, e invece una new entry, cioè Rudy Capra, che scrive, almeno io lo leggo spesso su Onda Cinema, e che ha scritto un bel pezzo sul suo blog La Mala Parte, su Oppenheimer, che poi metteremo in descrizione, e metteremo in descrizione anche il bel Nolan frame by frame dello specchio, perché comunque così dà una visione dell'intera carriera. Quindi ciao Rudy e grazie. Ciao a tutte e a tutti e grazie a voi per avermi invitato. Dunque, il problema da affrontare su Oppenheimer, anzi i problemi, secondo me sono parecchi. Allora, dal pezzo di Rudy si evince che a lui non è piaciuto moltissimo. A me in realtà è piaciuto abbastanza, però avevo delle riserve su alcune questioni di cui poi magari parleremo. Però volevo dare la parola a lui per dare un quadro generale su qual era la sua idea e poi andremo magari più nel dettaglio. Quadro generale su un film di 3 ore, faccio fatica in poche parole, ma proviamo a dire così, che intanto ci sono dei problemi secondo me tecnici, soprattutto relativi al primo e al terzo atto, derivanti dalla sceneggiatura, ma che poi anche in fase di regia sono poco convincenti. Prendo per esempio l'affastellamento di tutti questi frammenti narrativi nel primo atto, che girano vorticosamente, ma sembra quasi un film di Story Channel. E poi ci sono problemi, secondo me, magari più legati all'interpretazione del film, dove io ho rilevato un certo imbarazzo, ecco, a relazionarsi con l'eredità storica della bomba. C'è anche chi non l'ha vista così, ma secondo me, al di là della figura di Oppenheimer, che è ritratta sicuramente come una figura ambigua, perché di fatto lo è, quindi il film non ha la stupidità di legare Oppenheimer a un colore, a un monocromo bianco o nero, però c'è comunque una dimensione apologetica o comunque di superficialità nel relazionarsi con questa eredità storica dell'uomo che creò la bomba, ecco. Soprattutto non ho apprezzato, e qui concludo, con questa immagine un po' martirologica che si vuole far passare di questa figura. Sì, questo è un po' è vero, però va detto che viene anche un po' esorcizzato in fase di scrittura, perché la moglie, interpretata da Emily Blunt, lo accusa di fare il martire, e quindi sì, è vero che Nolan, mi sembra in effetti un po', permettetemi il termine tecnico, un po' paraculata, perché in effetti questo... Sì. Questa immagine da martire, che si autoinfligge il martirio perché ha i suoi sensi di colpa, di Oppenheimer, viene un po' smorzata dalle parole della moglie, però rimane un po' intatta, diciamo così. E invece volevo un quadro generale di Alberto. Lui lo dà un po' nell'articolo su Nolan Frame by Frame, perché è suo la parte su Oppenheimer, però volevo una sua visione generale sul film. Ma una visione generale sul film è abbastanza difficile da avere, nel senso che poi è un film che non può essere visto solo una volta, anzitutto, perché essendo questo turbinio di suggestioni, anche di immagini, di questo bombardamento di parole, di riflessioni, spesso e volentieri anche contraddittorie, ma in maniera dialettica, mi sembra che avere un'opinione su Oppenheimer precisa alla prima visione sia un po' complesso. Però devo dire che invece io non sono per niente d'accordo né su la valutazione da un punto di vista squisitamente drammaturgico-narrativo, né tantomeno su gli aspetti più
legate alla valutazione del personaggio di Oppenheimer, ai suoi sensi di colpa, eccetera, eccetera. Se, mi sembra che invece Nolan sia molto preciso nel, non da, nel dare, come dire, sì, è vero, direzioni uguali e contrarie rispetto alla, alla lettura del personaggio. Ale mi sembra che lasci abbastanza, come dire, che levi qualunque dubbio rispetto a ogni possibile apologia del, di Oppenheimer e del suo operato. Quindi non so, mi trovo sinceramente su un binario parallelo ed è bello anche così, insomma. Sì, sicuramente, diciamo così, anch'io noto che il lato umano del personaggio sia poi la cosa che emerge maggiormente, dove per umano si intende appunto contraddittorio. Il personaggio stesso non ha proprio nella sua evoluzione, perché evolve ovviamente nel corso del film, però non prende mai una direzione precisa, netta, se non verso la fine. Infatti c'è un momento in cui non mi ricordo quale personaggio, perché anch'io l'ho visto un po' di tempo fa, comunque uno dei suoi colleghi lo accusa di non prendere mai posizione, cioè di non, a bomba ormai fatta, e quindi siamo a film avanzato, di non avere mai un'idea precisa. E lui è vero che non ha un'idea precisa, però gli si legge sul volto la lotta interiore comunque tra le idee opposte, e credo forse che il momento in cui lui è davvero, il primo momento in cui è davvero onesto, netto, chiaro, è quando parla al presidente Truman, in cui quello che dice non ha nulla a che fare né con questioni scientifiche né con questioni etiche generali o astratte, ma proprio con il suo personale sentirsi sporco di sangue, avere le mani sporche di sangue, che viene un pochettino diciamo ridicolizzato in un certo senso da Truman. E quindi sì, sono d'accordo che c'è questa dimensione umana, però forse tutta la seconda parte, perché il film ha uno sbilanciamento narrativo che ad alcuni, anzi credo alla maggior parte, anche a chi ha apprezzato il film, non è piaciuto. Cioè questa seconda parte simil processuale, in cui acquista una certa rilevanza il personaggio di Strauss, che sarebbe Robert Downey Jr., e in questa seconda parte io noto di più quello che dice Rudy, cioè questo cedimento del personaggio di Oppenheimer, che diventa appunto più muto, silenzioso, meno spavaldo che nel resto del film, assolutamente sensato, perché lui sente il peso della colpa su di sé, però c'è un rischio apologetico che smette di problematizzarlo. Cioè io vedo che dal punto di vista, non so come spiegarmi, drammaturgico, Nolan ha creato un personaggio che è problematico, cioè che si sente problematico, e Cillian Murphy gli dona questa forte ambiguità morale. Però forse è vero che non è Nolan ad averlo problematizzato, cioè che in qualche maniera te lo rende così umano da fartici quasi immedesimare, il che non è per forza un male, però capisco un po' il discorso di Rudy su questo. Non lo so, ripensandoci, il film ha ragione Alberto che insomma servirebbero più visioni, perché ci sono degli elementi che non sono ben chiari nella mia testa, credo anche per questo martellamento di suoni, di immagini, no, che è sempre un po'... No, ma infatti al netto poi delle problematiche di interpretazione, io trovo che il difetto maggiore del film sia proprio tecnico, cioè questo... Io più che prima e seconda parte parlo di tre atti, perché c'è proprio questa divisione canonica, come molto cinema hollywoodiano, in tre atti, ed è tutto preparato, no? Si apre con questo dialogo fra Strauss e Oppenheimer e Einstein, questa sorta di azione triangolare che poi si recupera nel finale, preparando a quello che dovrebbe essere il grande plot twist, cioè il tradimento di Strauss, che in realtà è un po' debole, soprattutto come dicevi tu, va un po' a mancare sotto alla struttura narrativa del terzo atto, che poi è tutto io ho scritto un cartoon drama, dove non c'è dramma perché non coinvolge, e non c'è cartoon perché non c'è neanche un processo di fatto, quindi si tratta del rinnovo di un permesso di sicurezza che, per quanto importante, diciamo viene a trovarsi un po' debole rispetto a un secondo atto comunque costruito tutto su
la creazione di Los Alamos, la questione della bomba, eccetera, eccetera. Parlando invece, diciamo, della dimensione apologetica, faccio un paio di esempi giusto per affidarmi concretamente a qualcosa, finché comunque avete ragione, molto ambiguo ed adito a più interpretazioni. Però ci sono delle omissioni importanti che Nolan fa di questo personaggio, rendendolo anche drammaturgicamente meno interessante, perché l'episodio della mela, ad esempio, è in qualche modo edulcorato, perché lui lasciò la mela velenata sul desco del suo supervisore e fu quasi espulso dall'università, ma fu costretto a seguire un percorso psichiatrico di riabilitazione. In altre circostanze della vita parlò di avvelenamento di massa insieme a Fermi, dei tedeschi, per finire la guerra. Quindi c'era, secondo me, questa ambiguità, questa, vogliamo chiamarla, tendenza omicida in questo grande genio, come tutti i personaggi che hanno avuto a che fare con la guerra e con queste questioni morali, sembra quasi che lo vogliono presentare tra Einstein e Kennedy come non solo l'erede della fisica moderna, ma anche in qualche modo riabilitarlo politicamente. Sì, questo lo capisco, sono delle concessioni da cinema hollywoodiano che però io personalmente riesco a farmele andare giù, perché diciamo che Nolan sceglie la vita, allora l'ossessione per la morte, per l'uccisione che ha un po' la mente di Oppenheimer, Nolan la trasforma nell'ossessione per la distruzione. Cioè lui fin da ragazzo, si vede proprio nelle prime scene del film, ha queste visioni di stelle che esplodono, di terra che va a fuoco, e la frase del distruttore di mondi, che poi non ho mai capito se è una cosa che lui ha detto davvero oppure no, ma comunque gli viene attribuita dopo la bomba. Certo, la frase intervista, ti interrompo solo, okay, per dirlo, è una citazione della Bhagavad Gita che lui porta in un'intervista che fra l'altro è visibile su YouTube. Ah, ok, no, io non ero sicuro di questa gli viene attribuita. Però appunto la cosa interessante, Nolan gliela fa dire da giovane, prima che lui diventi anche un fisico teorico professionista, quindi Los Alamos è abbastanza di là. Quindi diciamo, questa è una delle questioni più interessanti, il fatto che lui trasformi la parte della morte in una ossessione proprio per la distruzione delle cose, in qualche maniera. Però comunque, a parte queste concessioni hollywoodiane, per il resto questa cosa che tu hai percepito quasi anticlimatica, cioè la seconda parte che si concentra su questo processo, su una osta per la sicurezza, che in qualche maniera smorza la tensione del film, io l'ho sentita dire molto da molti spettatori, per cui volevo l'opinione di Alberto su questo. Cioè, c'è una tu l'hai percepito questo smorzare di tensione nella seconda parte o no? No, ma perché? Cioè, nel senso, ma assolutamente no, anche perché mi sembra una cosa abbastanza necessaria per come poi lui espande a raggiera lo sguardo che tu hai su Oppenheimer, no? Lo sguardo che parte, se vuoi, in quello che Rudy giustamente ha definito una triplice strutturazione della narrazione, parte veramente visualizzando la mente di Oppenheimer, poi visualizza sostanzialmente il corpo e l'anima, e poi nel terzo atto invece sei tu che guardi Oppenheimer, no? Cioè esci sostanzialmente dal suo labirinto interiore. Cioè, quello che secondo me proprio manca alle letture del film che ho più o meno guardato, più o meno giucchiato, è che effettivamente è un film anzitutto mentale, Oppenheimer. Cioè, prima che una biografia, è un film mentale. Nella seconda parte, nell'ultima parte, diventa forse qualcosa di più biografico. E ogni gesto, ogni parola va sempre filtrato secondo questa dialettica, cioè per vedere che cosa è raccontato dal punto di vista di Oppenheimer, tra virgolette, e che cosa è guardato invece dall'esterno, no? Cioè l'alternanza bianco-nero-colore è anche questa, se ci fate caso. Cioè il bianco e nero è, e tra l'altro una scelta abbastanza controcorrente, diventa una specie di sguardo oggettivo, cioè di prolungamento di una, come dire, visione oggettiva del reale. Il colore invece viene utilizzato quasi sempre come
prolungamento invece di una semisoggettiva, di una soggettiva. Quindi in realtà mi sembra che il film da questo punto di vista sia abbastanza preciso e coerente, anche perché è vero che da una parte bisogna anche leggere Oppenheimer appunto all'interno del genere del biopic, eccetera, eccetera, per carità, d'accordo, siamo d'accordissimo, però bisogna anche leggere all'interno della filmografia nolaniana, no? Dove quello che interessa di più a Nolan, che peraltro ha più volte raccontato di fisici all'interno dei suoi film, no? Ha raccontato per esempio, cioè nel Cavaliere Oscuro il Ritorno, la figura pur essendo totalmente priva di un minutaggio sostanzioso all'interno del film, però è colui che sostanzialmente muove l'azione di tutto il film, è un fisico che inventa una specie di nuova bomba atomica. Interstellar c'è quindi tutta la questione del rapporto con Kip Thorne in fase di sceneggiatura, eccetera, eccetera. Però che cosa lui è interessato nel mettere in scena questa figura così, che ormai è sempre più centrale nel paradigma epistemologico contemporaneo, deve essere diventata una vera e propria nuova superstar, ovvero il fisico. No, tant'è che appunto i vari Cacciari, il libro di Perisani che parlano dei paradigmi fisicalisti, eccetera, eccetera. Cioè cos'è che interessa sostanzialmente a Nolan? A Nolan interessa vedere qual è il conflitto tra l'invisibile e il visibile. E Nolan non è poi un grande... cioè Nolan non è un visionario, cioè leviamoci dalla testa questa cosa, non è un Kubrick... come dicevi tu, Dario, nel tuo pezzo, è un pragmatista Nolan, anche dal punto di vista della messa in scena. E questo in che cosa si traduce poi nel film? Si traduce in una specie di lettura del personaggio di Oppenheimer secondo quei canoni che, se non ricordo male, sono attribuire a Bachelard, no, dello scienziato come sostanzialmente proiettato in una specie di paradigma immaginifico, cioè colui che ha dato alla scienza una nuova forma di immaginazione della realtà. Ecco, a me sembra che su questo il film di Nolan forse sia più da valutare, analizzare, rispetto a una lettura del personaggio invece da un punto di vista storico-politico. È difficile anche perché lo è proprio quella di Oppenheimer stesso, no? L'episodio della mela, che citava Rudy giustamente prima, è centrale perché è vero che lui fu quasi espulso, però ci fu anche l'intermediazione dei genitori, che bla 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 bla, però è anche vero che dopo molti smentirono la veridicità di quel fatto, cioè come se lui lo avesse inventato. Quindi già di per sé Oppenheimer è figura assolutamente ambigua, e lo è stata con i suoi scritti, e lo è stata con i suoi comportamenti contraddittori, che sono passando insomma dalla copertina del Time a quello che è successo dopo. Io non lo so, a me sembra che forse per la grandezza del film di Nolan sia proprio anche nel suo fallimento, no? Nel suo tentativo di dare una concretezza visibile al ruolo veramente di uno scienziato che ha cercato di inserirsi all'interno di un paradigma rivoluzionario come quello della meccanica quantistica, della fisica nucleare. Bravissimo. Ma infatti no, sono abbastanza d'accordo che questo sia un elemento molto interessante del film, che è un po' basato sul collasso del concetto di oggettività, nel senso che poi la fisica quantistica, la rivoluzione qual è? Che quando tu osservi un sistema non sei mai neutro, non esiste più l'osservazione neutra, perché l'osservazione è un'azione e di per sé influenza il sistema, e quindi il sistema si comporta in un modo quando non è osservato e in un altro quando è osservato. E secondo me questo paradigma si rispecchia benissimo nella figura di Oppenheimer. Lui guarda dentro l'abisso, l'abisso guarda dentro di lui, ed è un po' tutto il film che è costruito su questo collasso dell'idea ottocentesca della rivoluzione scientifica di neutralità, di oggettività. E infatti non abbiamo una neutralità dal punto di vista morale, non ce l'abbiamo dal punto di vista storico perché è una figura discussa, e non ce l'abbiamo nemmeno più dal punto di vista scientifico perché tutto collassa. Esatto, esattamente, sono d'accordissimo. Su questo io trovo, proprio questo discorso che avete fatto, trovo interessante proprio la famosa vituperata seconda parte, perché il fatto che, come diceva Alberto, nella seconda parte, o meglio nel terzo atto, come si diceva, si guarda Oppenheimer dall'esterno e non dentro la sua testa,
In teoria quello che avviene, abbiamo detto, è un simil processo. Però perché simil processo? Una delle cose che ho trovato più interessanti è proprio questa. Da persona abbastanza ossessionata dai film processuali, come sono anche delle serie TV processuali, come sono io, e alcuni schemi di quelle dei processi nel giudiziari, nell'audiovisivo, io, cioè, mi vengono istintivamente. Se vedo un film processuale, so che ci sarà una determinata obiezione, so che verranno poste determinate cose, eccetera, eccetera. Nel film di Nolan questa cosa viene continuamente disattesa, perché in realtà non è un processo, ma è un vero e proprio piccolo tribunale dell'Inquisizione legalizzato, le famose commissioni per le attività antiamericane che in quegli anni andavano per la maggiore. E quindi c'è il povero avvocato difensore di Oppenheimer che cerca di raggiungere una qualche tipo, ma neanche di verità oggettiva, ma di quella che è la cosa più vicina che abbiamo nella società alla verità oggettiva, che è la verità giuridica, ma non è possibile neanche questo. E quindi io ho percepito tantissimo lo schema del cinema processuale, che però veniva continuamente bloccato e invece continuava il martirio sul personaggio con una certa crudeltà, e mentre lo vedevi ti rendevi conto che non ci sarebbe mai stato un momento nel processo in cui sarebbe uscita fuori la prova, il plot twist sotto forma di prova, il momento in cui l'avvocato difensore avrebbe fatto magari un discorso come dire lineare, in cui il personaggio veniva in qualche modo al personaggio veniva restituita una qualche forma di razionalità, di innocenza. E quindi questo saltare della verità giuridica a me è piaciuto moltissimo, perché si apparentava con tutto ciò che dicevate prima, e l'idea è proprio che io, mentre sto osservando da fuori Oppenheimer durante questo pseudo processo, in qualche maniera effettivamente il solo fatto che io stia osservando mi fa quasi sentire in colpa, perché ti senti uno dei giudici del processo, perché non c'è difesa, non viene difeso in nessun modo. I pochi testimoni che provano a difenderlo vengono abbastanza, insomma, zittiti all'interno della commissione. Quindi anche questo elemento, che molti non hanno notato e che invece io trovo molto interessante, questa specie di parte processuale del film, che non è davvero processuale, né proprio come schemi narrativi, né poi stando alla realtà storica, mi sembra un ulteriore discorso sulla distorsione della verità e anche su questo personaggio che è alla fine denudato completamente. La scena, un po' cringe, devo ammetterlo, e che a molti non è piaciuta, e neanche a me, di lui che fa sesso con l'amante in una visione da nudi davanti alla commissione, è vero, è un po' discutibile, ma sappiamo il rapporto di Nolan con le scene di sesso, però mi sembra una metafora spiccia, ben chiara. Lui in quella fase lì della sua vita e della narrazione è nudo davanti ai suoi accusatori, e siccome noi siamo dalla parte degli accusatori, perché lo guardiamo dall'esterno e non c'è niente che lo possa difendere, l'unico personaggio che davvero rappresenta una vera difesa nei suoi confronti è la moglie, e quindi c'è questa scena, una delle ultime scene in cui la moglie tiene testa al presidente della commissione, insomma ti senti uno degli accusatori, e questo meccanismo mi sembra molto in linea con quello che avete detto. Molto forte, è una scena molto forte, a me non è dispiaciuta. La scena cringe per me è quella dove lei gli sta a cavalcioni nuda e gli fa tradurre il sanscrito. Un po' sì, devo ammettere che anche io lì mi sono. Però veramente è forte, così, ma non di cose il film che un po' passa in secondo piano. Io personalmente avrei addirittura allungato, cioè avrei voluto da spettatore vedere meglio tutta la prima parte in cui lui attraversa letteralmente la storia della fisica in Europa, conoscendo i maggiori fisici del periodo e seguendo lezioni in varie università. Avrei allungato ulteriormente quella parte, però
Perché? Perché mi sembra rilevante, cioè Nolan, che è il regista non americano, più americano che ci sia, su questo insomma credo ci sono pochi dubbi, e Nolan veramente scrive il biopic su un americano puro, cioè un personaggio che va in giro col cappello in quella maniera, vestito in quella maniera, che è nostalgico del New Mexico e che si trova male in Europa e porta la meccanica quantistica in America. Quindi questa prima parte in cui c'è uno scontro, diciamo, tra la cultura europea e lo scienziato americano, per quanto sia cioè questa cosa sia percepita, quindi la parte funziona, l'avrei allungato ulteriormente. Certo, il film è già abbastanza lungo, però per dire che è davvero pieno di stimoli su tante questioni, anche la questione della sempre nella seconda parte del processo che lui subisce, dell'inquisizione che lui subisce, è un'altra cosa che è tipicamente americana, della storia americana. E quindi il punto è: in quale altro modo, siccome noi spesso, cioè a molti di noi dà un po' fastidio, mi rendo conto, un po' il modo di narrare che c'è a Hollywood, che ormai abbiamo metabolizzato e schematizzato, però in questo specifico caso, proprio nel caso della vita di Oppenheimer e di questa idea che si vuole dare della vita di Oppenheimer, non mi viene in mente nessun altro modo migliore per rappresentarlo se non utilizzando proprio gli stilemi di certo cinema americano. Quindi questo mi sembra perfettamente in linea con col personaggio. No? Forma non trovate che ci sia molto Spielberg, nel senso che il nemico peggiore dell'America è l'avvelenamento dei suoi principi democratici. Questo in Spielberg e lo ritrovo anche qui in Oppenheimer, quindi c'è una consonanza di fondo su quello che tu, Dario, parlavi, no? Descrivevi come un po' questa retorica, questo modo di pensare, di raccontare l'America. Sì, oddio, nel senso, io è questo Spielbergismo, come lo chiami, è ormai un vezzo del cinema americano. Cioè il cinema americano è comunque un cinema, per carità, l'America ha tutti i difetti del mondo, paese orribile, però è un'industria che di un paese che parla male di se stesso abbastanza frequentemente, cioè diciamo, quindi anche perché nessuno viene messo in prigione come in Iran se lo fa, quindi, quindi il punto è che diciamo questo difetto, che anche a me insomma dopo un po' stufa, è però davvero ormai come dire, un meccanismo di questo tipo di industria in cui Nolan ci è dentro, no? Però mi sembra che in questo caso l'industria e il meccanismo abbiano avuto un senso, cioè ci ho trovato uno spettacolo con un senso teorico dietro e un senso di intrattenimento abbastanza ben orchestrati. E in questo c'è Spielberg, se vogliamo, che è un regista che è molto raffinato sull'unione tra teoria e intrattenimento, no? Non so, Alberto, su questo come la vede? Non lo so, nel senso che cioè, di fronte a una figura storica come quella di Oppenheimer, mi sembra che i temi presi in esame, appunto quella del rapporto fra principio democratico e sostanzialmente sua, non so come definirla, cioè la sua, non lo so, concretizzazione nelle azioni degli uomini. Non è questione di, cioè è proprio una questione di potere esecutivo, se vuoi, più che di principio, no? Perché è questo il problema, la discrasia che viene messa in scena. Cioè, un personaggio come Oppenheimer probabilmente, voglio dire, si presta più di molti altri, no? Anche perché, insomma, fortunatamente Nolan evita un pochino della redistribuzione delle colpe. Io, rispetto a quello che diceva Dario, del processo, il processo farsa, perché poi non è neanche un processo, insomma, cioè giuridicamente non credo che sia un processo, che subisce Oppenheimer, vorrei rimarcare quello che spesso e volentieri ci si dimentica di sottolineare, che è la grandezza di un attore, no? In questo caso di Cillian Murphy, che con solamente
questi suoi sguardi spesso trasognati, no? Occhi quasi sbarrati, fa capire che in realtà lì si stanno svolgendo due processi contro Oppenheimer, no? Uno appunto è quello riguardo al rinnovo o meno del Neil Obstadt, l'altro invece è un processo interiore che Oppenheimer sta facendo contro se stesso, no? È una cosa che forse emerge così, solamente appunto per balzi, per lampi, no? Appunto, come vedete, spesso e volentieri esiste alla realtà oggettiva del processo si istituisce una realtà soggettiva sua, no? In cui i ricordi e i rimpianti prendono possesso della scena. E forse è una cosa che Nolan poteva anche sottolineare di più. Però, questo a dire che in realtà il film è molto, molto più complesso e pieno di indizi, così, di ambiguità, di piccoli momenti, di deviazione, che in effetti, ripeto, non rendono sufficiente una sola visione e soprattutto mi stupiscono rispetto a un cineasta come Nolan, che invece è sempre stato un po' più grezzo da questo punto di vista, no? Un po' più tagliato con l'accetta, cioè non è mai stato un cineasta di grandi raffinatezze teoriche, se volete, Nolan. Certo. C'è sempre andato giù molto, molto diretto, con i famosi spiegoni di Interstellar, eccetera, eccetera. Quindi, non lo so, mi sembra che il film produca forse più materiale di quello che può gestire, ed è lì che forse si avverte un certo sbilanciamento narrativo, e che però, ripeto, all'interno di un contesto industriale di un film da 100 milioni di dollari, cioè non dimentichiamo che è un film che costa 100 milioni di dollari, certo, cavolo, rispetto a questo tipo di racconto industriale, cazzo, avercene, scusate la bestemmia, l'imprecazione. sì. Ah, scusa Rudy, volevi dire qualcosa? No, io ascoltavo adesso. Io a proposito di questo mi viene in mente, diciamo, una delle cose che mi ha un pochino infastidito delle cose, insomma, della critica che si è letta subito dopo il film, è buttarla subito sul meta, come al solito, i critici amano il meta, e quindi vedere in Nolan, oppure ritenere che Nolan si specchi in Oppenheimer. In realtà, in tutti questi discorsi che abbiamo fatto, il naso rispetto a questa idea mi si è storto un po' meno, si è raddrizzato, nel senso che quello che diceva anche Alberto su il problema del film è il potere esecutivo, cioè come noi in qualche modo e come le idee vengono concretizzate, vengono applicate, e quindi tutte quelle parti in cui Oppenheimer si rende conto che la sua idea, la sua creazione, la creazione degli altri verrà presa in carico da altri e utilizzata da altri come vogliono loro, e quindi lui non ha il potere sulla sua creazione. Così come il modo in cui viene amministrata la giustizia, il modo in cui si fa ricerca scientifica, tutto questo grande macro tema del pragmatista Nolan su il calare le idee nella realtà e essere in balia di come potrebbero o meno funzionare. La scena madre, ovviamente, quella dell'esplosione della bomba nel test a Los Alamos, con questa luce bianca che avvolge Oppenheimer, con accanto sullo sfondo c'è anche una macchina da presa, che dà proprio l'idea di del creatore che, insomma, guarda che effetti ha la sua creazione e non è neanche convinto al 100% di cosa accadrà, perché rimane fino all'ultimo il dubbio che l'esplosione che stanno facendo partire causerà una reazione a catena che farà esplodere tutto quanto, che brucerà l'atmosfera. Quindi diciamo il mio dubbio sulla lettura meta del film proprio in diretta mentre parlavate si è un po' dissipato, perché l'idea che il film parli di come le idee eseguendole si possano essere distorte è una cosa che indubbiamente arrovella anche il mestiere del regista, soprattutto un regista come Nolan che lavora in un'industria, quindi per quanto lui sia uno molto famoso, molto grosso, molto importante, quindi avrà un certo ampio margine di libertà, però scenderà sicuramente anche a compromessi, e quindi non lo so, mi è venuto come
come stimolo di tutti questi discorsi il fatto che effettivamente si può leggere, si può dare una lettura metacinematografica del film. D'altronde un film sicuramente parla... non è primaria, ma sono d'accordo che c'è, ma... E no, non primaria, però certo. C'è assolutamente, ma anche tu nel tuo pezzo sullo specchio scuro parli di Nolan come un regista che è tecnico e ha una propensione poco teorica. Questo è vero anche di Oppenheimer, le doti organizzative superavano di gran lunga le sue capacità di astrazione teoretica, no? E quindi secondo me c'è questa identificazione e c'è anche soprattutto la domanda che vale sia per lo scienziato e sia per il regista di come verrà utilizzata la sua eredità artistica nel caso di Nolan ed eredità scientifica nel caso non solo di Oppenheimer, ma un po' di tutti gli scienziati che abbiamo visto in questa carrellata di personaggi nolaniani, perché in tutta la sua filmografia, come ricordavate prima, ad esempio nei Batman, Lucius Fox su un ruolo che è di primaria importanza, di prestigiatore, di prestige, anche lì diciamo, pongono una questione, no? sul rapporto etico fra scienza e creazione. E quindi secondo me è molto profondo questa domanda che si pone Nolan lungo tutto l'arco della sua filmografia, e la ritroviamo intatta anche qui. Ma tra l'altro la cosa curiosa rispetto a quanto dicevate entrambi poc'anzi è questa, cioè effettivamente Nolan non è un inventore di forme, no? Cioè non è uno che abbia, come dire... poi smentitemi se non siete d'accordo, però non è uno che abbia nella sua, come dire, filmografia avuto grandi intuizioni che abbiano spostato i limiti della visione, i limiti dell'immagine, dell'immaginario, no? E però è uno che ha assorbito in maniera quasi autistica, mi viene da dire, una serie di sollecitazioni e suggestioni che poi hanno creato questo suo stile. O come dice Roberto Manassero nel suo pezzo su Cineforum, questo suo non stile, che noi sullo specchio non mi ricordo come l'abbiamo chiamato, forse una sorta di aformalità, adesso non ricordo bene che definizione abbiamo dato. E è curioso il fatto che, riprendendo quanto diceva Rudy in precedenza, comunque anche Oppenheimer, per certi versi, nel suo campo d'appartenenza ovviamente, abbia fatto così. Cioè lui, che era figlio di una famiglia ovviamente di ebreo americani, figlia anche di quel progressismo laico che caratterizzava certe comunità ebraico americane di quegli anni, che però cioè imparava alla svelta le lingue, imparava alla svelta qualunque forma di il latino, il greco, aveva imparato in breve tempo, la matematica anche se quella forse meno astratta, l'aveva imparata in breve tempo, era stato il primo in America appunto ad avere contezza della portata fondamentale delle suggestioni provenienti dagli studi europei sulla meccanica quantistica, e però non è stato più, come diceva Rudy, un organizzatore che un teorizzatore, no? È stato più uno che quasi demiurgicamente, o verrebbe da dire registicamente, metteva insieme queste suggestioni, ma poi appunto non inventava nulla da solo, un po' come fa Nolan effettivamente, cioè una cosa abbastanza curiosa. Ma infatti io ho sempre pensato che Nolan poi le dà una forma accelerata, come è tipico un po' nel cinema hollywoodiano contemporaneo, e poi il suo sperimentalismo non è tanto formale o comunque visionario, quanto da una parte tematico, perché lui comunque studia tanta scienza e quindi vengono fuori la clonazione, l'entropia negativa, i mondi paralleli, i buchi neri, la fisica dei quanti, tutte queste cose qui. E l'altro lato da cui sperimenta lui ovviamente è narratologico, la struttura narrativa del racconto, quindi abbiamo Memento, abbiamo questi dissequenziamenti temporali, questi sconvolgimenti cronologici. Però ecco, c'è questa dimensione ludica, a volte più pronunciatamente metatestuale, ludica, per tornare al meta, lui questa dimensione qui però la innesta proprio su una sensibilità molto classica del cinema hollywoodiano. C'è da dire però che in effetti, scusa, per completare il discorso, volevo dire che
questo suo non stile, questa sua forma perennemente caotica, mettiamola così, questa idea di segni che non trovano mai una concretizzazione nella forma rispetto al cinema di Nolan, mi sembra che però per la prima volta in Oppenheimer trovi veramente un suo senso, cioè proprio per come è strutturato il film, per questa sua indecibilità quasi teorica, e mi sembra che, ecco, per la prima volta la forma o non forma di Nolan diventi essenziale a raccontare il soggetto che mette in scena. Ecco, scusa, volevo solo completare questa cosa qua. Sono io su questo mi disaccordo invece, però vai tu, Dario. No, secondo me abbiamo toccato il punto fondamentale, cioè l'importanza di questo film all'interno della filmografia di Nolan è proprio quella. Nolan è un regista che invece che immedesimarsi nell'artista pazzo e anche un po' stereotipato, guarda a figure di tecnici, di realizzatori. Il Tesla di The Prestige è fondamentale, è la vera figura fondamentale del film. Nolan si vede che non ama alla follia nessuno dei due protagonisti, però Tesla è un'altra faccenda. Quindi in questo senso trovo che sia vero quello che dice Alberto, che in Oppenheimer forse ha trovato davvero il personaggio chiave attraverso il quale far passare la sua idea di cinema e la sua idea di mondo sostanzialmente, e infatti io credo che il film dimostri, che a prescindere se a uno piaccia o meno il film, che c'è una certa serietà nell'approccio rispetto agli altri suoi film, anche quelli più riusciti, che davvero personalmente non pensavo, forse l'unico in cui lui tenta veramente un approccio ultra serio è Dunkirk, però lo toppa abbastanza, però come se lui avesse capito adesso qual è la direzione che vuole personalmente prendere, e secondo me Oppenheimer è una buona summa. Beh, personalmente non riesco a vedere, io magari rimango un po' scettico su questo, nel senso che noi anche Interstellar è un film serio, anche il terzo Batman è un film serio, no? In un'America spaccata, distrutta dai conflitti sociali. E quello che noto io, poi si può anche essere in disaccordo, ma quello che noto io è che negli ultimi film emerge questa vena retorica sempre più forte, tesa a comunicare, a veicolare una certa idea di scienza o di socialità o comunque di etica, che fa un po' parte forse del modo in cui lui vede il ruolo del regista, un po' come vede il ruolo dello scienziato, quindi qualcuno che ha responsabilità e che ha grandi effetti su un vasto pubblico. Io trovo più riusciti i primi film di Nolan, quelli che magari si concentravano proprio sulle esecuzioni impeccabili del gioco di prestigio, che era anche solamente formale. Prendiamo Memento, io trovo che lì il rapporto fra quello che abbiamo detto prima, la forma e il soggetto, sia pienamente giustificato, perché diciamo il racconto di Memento è una storia banalissima. Quello che lo rende un bellissimo film è proprio la sua organizzazione cronologica, quindi il lavoro sulla forma che Nolan fa. Qui, ad esempio, in Oppenheimer, il lavoro che lui fa di destrutturazione cronologica e narrativa si basa poi su che cosa? Su questo duello con Strauss che apre il film e lo chiude in questa vena martirologica, però su un antagonismo abbastanza, a mio parere, debole. E quindi non, cioè, questo biopic perché alla fine non è narrato dalla giovinezza alla vecchiaia, ma è pieno di questi flashback, di questi rimandi, di questa. Cioè, non era proprio necessario, a meno che non si volesse appunto dare forza a questo antagonismo che di fatto dovrebbe chiudere il film, racchiuderlo in questa cornice drammaturgica, che non è pienamente riuscito, secondo me. Mentre questo rapporto fra la forma e il soggetto io lo trovo molto più riuscito nei film come Prestige, come Memento, eccetera, eccetera. Ma secondo me no, nella misura in cui comunque la forma nolaniana è sempre stata, cioè, provando a fare la prova del 9, è difficilissimo, come dire, racchiudere il cinema nolaniano in fotogrammi, come abbiamo fatto sullo specchio.
questa era tra l'altro la sfida, perché è come se i suoi segni faticassero a cristallizzarsi, no? Anche in Memento, sinceramente. Cioè, non è il classico metteur en scène o shooter del cinema americano di cui veramente ti ricordi la cristallizzazione temporale delle immagini, no? È come se tutti i film nolaniani, in qualche misura, tutte le sue immagini, tutte le sue inquadrature, fossero perse in questo etere metafisico. E non sempre mi sembra che la cosa abbia... Cioè, al di là della riuscita o meno dei film, che siano belli o brutti, intelligenti o stupidi, però mi sembra che sia sempre stato un po' il suo limite questo. Cioè, quello di non aver mai trovato una forma che diventasse tale. Il suo limite, o forse anche la sua grandezza, a seconda da come lo si vuole vedere. Però questa mancata cristallizzazione simbolica della forma, mi sembra che in Oppenheimer sia precisamente non solo lo strumento ma anche il fine, mentre negli altri film mi sembrava che lui, insomma, cascasse a trovare questa coincidenza, ecco, mettiamola così. Beh, sicuramente c'è un lavoro più esplicito, questo sicuramente, perché il primo atto c'è questo montaggio vertiginoso, no? Che chiaramente è consapevole, fatto apposta, non lavora per concatenazione narrativa ma proprio per affastellamento. Certo. Non lo so, io credo che la mia curiosità sul Nolan post Oppenheimer è enorme, perché mi sembra davvero un punto teorico così preciso nella sua filmografia che non riesco, forse per mio limite immaginativo, a immaginare cosa può esserci dopo, quale può essere lo step successivo. E questo è una cosa positiva, se vogliamo, almeno dal mio punto di vista. Cioè, è qualcosa di fecondo. Quindi, insomma, staremo un po' a vedere. Personalmente io, a questo punto, siccome se no andiamo troppo lunghi e abbiamo detto tutte le cose principali, direi che possiamo anche chiudere qua. E quindi ringrazio Rudy e Alberto, come grazie sempre, a voi per la partecipazione. E ci vediamo prossimamente, e quindi ricordiamo che giovedì esce il riassunto di Venezia 80, che è tipo una puntata fiume in cui siamo stati a discutere per tre quarti d'ora su Agrodrift. E detto questo, alla prossima.